stavolta non ti puoi sottrarre, ma il silenzio, ma stavolta devi veramente dirci cosa si prova ad essere, tutti quanti sono venuti per te, cosa si prova ad essere la festeggiata. Beh, chiaramente è una grande sorpresa e sono molto contenta che siate qua numerosi per festeggiare questo premio di atleta dell'anno che mi è stato conferito, grazie a tutti i votanti che sono stati tanti. Chiaramente la lista dei ringraziamenti è lunga, il primo mi sento di darlo al Corpo Forestale dello Stato, dove ho trovato una grande famiglia che mi ha sempre supportato in tutto e per tutto, poi la federazione con il presidente Mosenti, i vari consiglieri, il direttore agonistico Fauna, l'allenatore Stauder, tutti gli skimmen, il fisioterapista, perché è davvero un lavoro di gruppo. E le metto per ultime, ma non sono ultime, sicuramente le mie compagne di squadra, perché grazie a loro c'è una squadra, riusciamo ad allenarci bene con serenità, ci esponiamo e cerchiamo appunto di alzare questo livello per cercare di primeggiare. Appunto il 2009 è stato caratterizzato dalla vittoria della medaglia d'oro ai mondiali di Liberec, mi resta un gran bellissimo ricordo, soprattutto la medaglia d'oro che è a casa. E però ricordo che quel giorno stavo proprio bene, una volta tutta liscia, sono riuscita a mantenere la concentrazione fino alla fine e non avevo paura di nessuno. Che si concentra di più, che si impegna tantissimo, ha sofferto parecchio, come sapete, per due problemi alla schiena, però ce l'ha messa sempre tutta. È vero, io sono presidente, ma sono uno dei suoi primi tifosi, perché appunto quando hai momenti di difficoltà bisogna essere vicino agli atleti, quando si vince, quando si fa festa, l'altra sera, però poi ci sono altri momenti, e credo che lei sia proprio questo esempio anche per le sue colleghe, anche per le altre. Quarto, quinta, quindi mancava un po' la ciliegina sulla torta e chiaramente vincere in Italia Dobbiaco è stato apoteosi, quindi se era solo da dover aspettare questo è stato molto bello. Renditi conto che tu e Razzoli avete fatto persino ricordare alla televisione che la Domenica Sportiva ci siete anche voi, hanno fatto l'apertura della Domenica Sportiva, quindi dovremmo andare anche pure le royalties di sotto. Annunciarvi che il voto degli appassionati espresso tramite il sito della federazione ha assegnato ad Arianna Follis 52.348 voti sui 98.431 ricevuti. Quindi l'onore, a nome di tutta la Federazione Italiana degli Sport Invernali, di proclamare atleta dell'anno FISI 2009 Arianna Follis. Comunque a un mese da questo appuntamento essere in queste condizioni fisiche non è male, però come dici te, insomma, guardiamo gara dopo gara, per fortuna c'è ancora un po' prima di arrivare al Canada, intanto spererei davvero di finire bene questo tour de ski. Grazie. Allora,